Allora, il Papa è anche per noi un grande esempio, perché è un uomo molto semplice, non voglio una grande show, eccetera. E per questo anche per noi non vogliamo fare una show o solo essere per i turisti con questi belli uniformi. Vogliamo essere chiese con il Papa e vogliamo dare un build. Siamo insieme in servizio per la Chiesa. Come lui. Sono emozionatissimi Leo e René. Per loro i 2 anni di leva nella Guardia Svizzera non sono stati una scelta casuale e mai avrebbero immaginato di diventare protagonisti del docufilm di Gianfranco Pannone sull'esercito più piccolo del mondo. 10 anni fa ho visto sulla televisione, ho visto queste persone in un uniforme bellissimo e mio nonno ha detto: questa è Guardia Svizzera, tutti svizzeri. E lui ha detto: ah sì. E dopo 10 anni, dopo dal mio servizio di militare, ho visto, ho fatto, sì. Così. La macchina da presa li ha seguiti per 8 settimane, dall'ingresso in Vaticano all'addestramento, dalla preparazione delle divise alla vita in caserma, sino all'entrata in servizio. 2 ragazzi come tanti, René studente di teologia, Leon guardiaboschi, ma capaci di divertirsi, di sorridere, senza mai dimenticare la natura del servizio importante a cui sono chiamati e senza rinunciare a farsi domande sul futuro di un'istituzione che esiste da oltre 500 anni. C'è la fede, però c'è anche il desiderio di fare un'esperienza che è anche un'esperienza lavorativa, perché i ragazzi prendono uno stipendio, insomma, nei loro 2 anni. Per René, che è il protagonista del film, è anche un modo per riflettere. Lui scrive, nel film viene un diario perché lui scrive, e si sta per laureare in teologia, per cui è un modo anche per interrogarsi sulla sua fede, sul suo esserci su questa terra. Poi René una risposta la troverà, e probabilmente la trova proprio in questo Papa molto particolare che è Papa Francesco. Non si tratta di cambiare, trasformare improvvisamente la Chiesa con le sue contraddizioni, anche se è uno sforzo che il Papa sta facendo, indubbiamente. Si tratta anche di del come esserci all'interno della Chiesa. Mein erst morgen im Dienst. Un documentario che davvero intreccia cinema e vita, ma ricco di emozioni che gli stessi protagonisti e la troupe non dimenticheranno. Una è lo sgomento di René nel momento in cui la prima volta è catapultato come un attore sul palcoscenico in piazza il mercoledì, giorno di udienza. Lui deve contenere la folla e sente la responsabilità di essere la guardia che protegge il Papa. Alle sue spalle passa il Papa e lui deve contenere questa folla. Il suo volto ci dice tutto. E l'altra cosa che non dimenticherò mai è il sorriso del Papa, cioè girare prossimi a lui e raccogliere il suo sguardo, il suo sorriso. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Non voglio mai dimenticare questo momento, mia prima volta in servizio nel Domus Santa Marta, a mattina Papa Francesco alza, viene fuori e poi prima lui dire: buongiorno guardia, sei stanco. Molto semplice, molto simpatico, abbiamo parlato 2 o 3 frasi, è bellissimo, questa è una bella esperienza.